Stress test di livello avanzato oggi perché oltre a essere in ambiente parzialmente trattato, sono anche in ambiente condiviso, quindi ci saranno anche altri rumori non dipendenti da me. Ti ricordi che qualche puntata fa ti ho parlato del mio intervento agli occhi e ho lasciato il link al video che avevo realizzato allora? E parliamo di circa 12 anni fa, adesso che siamo nel 2023? Ecco, qualcuno l'ha visto e mi sono arrivati dei feedback in realtà molto comuni a riguardo. Più o meno tutti sul tiro di «Mamma mia, com'è cambiata la tua voce!». Questo feedback, devo dirlo, mi arriva anche per le letture realizzate qualche anno fa, quando ancora studiavo o non avevo ancora studiato la lettura espressiva. Posto che, ovviamente parliamo di una ripresa fatta appunto più di 12 anni fa da una videocamera di livello infimo conoscendomi, senza editing e quindi la qualità audio in sé non è proprio l'ideale per paragonare le voci, in realtà tutti quei feedback sono veri perché la mia voce era diversa. E la mia voce era diversa perché io ero diversa. Non sto parlando di età, anche se ovviamente dai 20 ai 30 ai 40 qualcosina cambia, ma sto parlando di un qualcosa di più profondo e connesso alla consapevolezza identitaria, o meglio, all'assenza di consapevolezza. Ti spiego. Se hai sentito la voce, infatti, è flebile, ariosa, alta, sottile, poco consistente nel registro parlato, e io che sola posso essere giudicante nei miei confronti perché parlo dal punto di vista privilegiato di vivermi in prima persona e quindi posso sparare a zero, oso dire che la mia voce all'epoca era proprio incerta, fragile, inconsistente, impaurita e assente. Perché io ero incerta, fragile, inconsistente, impaurita e assente a me stessa. Quel video è stato girato poco prima che mi rendessi conto della realtà della depressione che mi portavo appresso dai 14 anni circa. Quindi parliamo di una condizione di assenza a se stessi molto importante e molto impattante nella vita quotidiana. Anzi, adesso a posteriori posso proprio dire che quell'intervento, che è l'innesto dei cristallini artificiali che ho fatto per tamponare la grave miopia che avevo e che in realtà ho dietro questi cristallini, mi mancano 13,75 decimi dall'occhio sinistro e 12,75 da quello destro. Ecco, quell'intervento è stato catartico, nel senso più letterale del termine, perché io ho cominciato a vedere il mondo e vedere me stessa. Una me stessa che prima allo specchio non vedevo e quindi non vivevo. Ecco, in questo senso, il mio percorso è stato letteralmente di scoperta della mia voce, perché da quegli anni ho cominciato a scoprire me stessa. Psicoterapia, arte, cambi di vita anche estremi, abitudini alimentari e fisiche, prese di coscienza di tutti gli anni passati a vegetare dentro me stessa, insomma, sono letteralmente uscita da un bozzolo per trasformarmi in qualcosa che ancora non sapevo che forma avrebbe preso e che forse non so neanche adesso. La voce non poteva non seguire questo stesso percorso, ecco perché la senti così cambiata e perché negli anni successivi, quando ho cominciato a studiare canto e voce, poi mi sono interessata, nel limite delle mie possibilità, al modo in cui la voce trasporta fuori ciò che abbiamo dentro. Quindi tutta la deriva arte terapeutica, l'improvvisazione, l'espressione e l'esplorazione del suono libero, che in qualche modo diventano l'esplorazione di se stessi e degli altri attraverso il modo in cui suonano e suoniamo. E per suonano non intendo cantano, ma onano, fanno voce. Ed ecco perché rompo le palle con questa frase pseudo New Age: fare voce è fare anima. Per questo e perché in fondo sono una mezza hippie, ma tu non dirlo a nessuno. Hai presente quando un audiolibro ti trascina dentro la storia e ti dimentichi che la stai ascoltando? Quello è un audiolibro fatto bene e io voglio scoprirne tutti i segreti. Sono Valentina, la musifavolista, vocal coach per podcaster e narratori, facilitatrice vocale, consulente di produzione per narrazioni audio e questo è Narratrice Nomade, un podcast che parla di voce, di suono e di audio per chi vuol far viaggiare dall'orecchio al cuore. Siamo la somma di ciò che abbiamo vissuto. E so che questa è una citazione, ma non so di chi sia, probabilmente sarà attribuita impropriamente a Jim Morrison come mille altre citazioni, quindi se sai di chi è, per favore, scrivimelo. Il contesto familiare, sociale, culturale in cui cresciamo ci plasma, così come lo fanno le esperienze che viviamo.
per la voce quindi non è diverso, anzi è tutto collegato. L'ambiente sonoro, le voci della nostra famiglia e delle persone care, il contesto sociale, culturale e artistico in cui cresciamo sono tutte cose che si imprimono e si manifestano nel modo in cui facciamo suono e parola. Queste abitudini si traducono in un'abitudine vocale o abito vocale, se vogliamo, che a tutti gli effetti è il modo in cui usiamo la voce abitualmente. In questa abitudine vocale prendono vita e suono le maschere vocali di cui ogni tanto ti parlo, che indossiamo letteralmente nelle varie circostanze sociali emotive e che sono parte del nostro comportamento vocale. Quando lavoriamo su noi stessi, acquisiamo consapevolezza e modifichiamo alcuni dei nostri comportamenti, tra cui quelli vocali. Questo significa che per lavorare sulla voce serve lavorare su se stessi o che lavorare su se stessi fa lavorare automaticamente sulla voce? La risposta a entrambe le domande è dipende. Da cosa? Da tante cose che non vivono di universalità. Il percorso di ciascuno di noi è diverso e non è possibile pensare di individuare un'unica via che vada bene per tutti, che poi è un po' il motivo per cui parlo più facilmente delle mie esperienze, non perché sia il Valentina sti cazzi show, ma perché posso creare uno scambio concreto solo passandoti ciò che ho vissuto sulla mia pelle, come penso tu faccia a tua volta, no? Posso dirti però che un buon lavoro sulla voce, così come un buon lavoro su se stessi, e in entrambi i casi in accompagnamento, serve a sollevare temporaneamente quelle maschere per vedere se la voce persona è anche altro oltre a ciò che mostra, quindi cosa c'è sotto quelle maschere. Di solito c'è un po' di più di quel che si mostra, a volte molto di più, ma dipende dai casi. A prescindere, il valore chiave è l'integrazione, se vuoi con un'accezione un po' junghiana, ossia la capacità di riconoscere e accogliere, integrare, appunto, ogni aspetto della nostra voce e della nostra personalità in maniera equilibrata e armonica. Ora facciamo un attimo focus solo sulla voce, sennò diventa un delirio questa puntata. Questo significa che impariamo a porci in ascolto del nostro suono in maniera diversa, cercando possibilità e sfumature diverse e sollevando un po' il velo di pregiudizi e giudizi che abbiamo sulla nostra voce e su come la usiamo. Diventiamo a tutti gli effetti esploratori del nostro suono e se riusciamo a passare la soglia di quei giudizi e di quei pregiudizi, smettendo di darci addosso per ogni errore o presunto errore, oppure per ogni volta in cui la voce ci suona diversa da come la vorremmo, allora la scintilla che muove quella ricerca diventa la curiosità. E la curiosità rende sempre liberi. Liberi di cambiare prospettiva sull'errore, appunto. Liberi di sentirci a proprio agio nel nostro suono, a prescindere da come esce. Liberi di uscire da alcune paure che ci portiamo dentro ed essere semplicemente quello che siamo e quindi che suoniamo. Ci passiamo dalla tecnica in tutto questo? Sì, anche. Perché la tecnica ci aiuta a comprendere determinati funzionamenti vocali, a capire certi meccanismi, anche in maniera passiva, e a modificarne altri. Come ogni processo di cambiamento ci sono fasi, serve tempo e bisogna essere gentili con la propria voce, imparare a farsi guidare concettualmente da lei, non il contrario. Perché prima ancora di essere influenzata dal pensiero razionale, la voce è fisiologica e porta con sé tutta la saggezza che vive nell'asse corpo-cuore-mente. Quindi possiamo dire in qualche modo che la voce sa meglio di noi come deve suonare, o meglio, sappiamo già come suonare, dobbiamo solo lasciare uscire quel suono. E sti cazzi, ma come fare? Stimolando la dimensione dell'esplorazione del suono e del gioco insieme allo sviluppo della disciplina necessaria per il lavoro vocale, che comunque non è assolutamente facile, è semplice, ma non è facile. Da brava vergine con la mania di perfezionismo e una leggera tendenza al controllo, e qui parliamo del furetto dell'emisfero analogico perché sai bene che il coniglio agisce prima di pensare, vuoi vedere che sono vergine ascendente coniglio? Nei miei anni di studio ho fatto una fatica porca a lasciare andare, a fidarmi della voce e a lasciarla uscire libera, quindi
Non dico che sia facile, dico solo che sia semplice il concetto. Riuscire a lasciare andare è estremamente complicato. Io l'ho fatto grazie a un'insegnante meravigliosa prima di tutto e a due, in realtà più, esperienze che hanno trasformato il mio concetto di voce, il circle singing e la body percussion, rispettivamente con i workshop di Albert Era e Stefano Baroni. Si tratta di esperienze musicali, emotive e fisiche in cerchio, legate alla libera espressione di sé attraverso il suono che generiamo e in parte, in buona parte per certi versi, al rapporto che abbiamo con il corpo. Dal 2016 a oggi ne parlo, lo consiglio e invito chi usa la voce, ma non solo, a provare queste esperienze. Primo perché sono esperienze e quindi della mia descrizione te ne fai ben poco perché devi viverle sulla tua pelle. Secondo, perché sono momenti di profondo lavoro interiore che ti giuro fanno bene al cuore e all'anima. Li trovi sui social e se li segui, segui anche la community di Circle Singing Roma, Chiara Cortés, Daphne Nisi, oppure i lavori di Giovanni Bortoluzzi, Datura Martina Loconte che fa delle robe pazzesche, Giorgio Pinardi e Alter Ginga. Tutte queste persone fanno del lavoro col suono un'esperienza umana di grande valore. E non ti preoccupare che ti lascio tutti i link in descrizione e li taggo anche su Instagram così non te li perdi. Se poi vuoi fare il pieno e vuoi approfittare di un'occasione incredibile, quest'anno a fine luglio, precisamente dal 26 al 30, a Longarone c'è un evento pazzesco a riguardo, il Circle Land Festival. Sono 4 giorni di esperienze in cerchio condotte da 15 docenti nazionali e internazionali in full immersion sonora con una community di esploratori e curiosi come noi. Perché sì, ci sarò anche io con il mio collega Sandro Ghini per curare la narrazione audio dell'evento e portare con me il circle reading, roba che mi sta mettendo già un'ansia incredibile, ma no, non ci sarà un laboratorio di circle reading all'evento, ma ci sarà un piccolo spazio dedicato alla discussione della didattica in cerchio e quindi della didattica e delle attività in cerchio e quindi parlerò del mio metodo di lavoro su voce e lettura creativa e come senti sudo già adesso al sol pensiero. A proposito, hai visto che ho fatto il sito del Circle Reading? Te lo lascio in descrizione insieme ai link di Circle Land che ha i biglietti in early bird fino al 1 giugno. Se ti unisci, avvisami. Conosciamoci di persona e viviamo quella roba bellissima che è l'esperienza in cerchio insieme. Io direi che dopo questi anni difficili ce lo meritiamo di vederci, di incontrarci, di fare voce, di fare anima e di fare suono insieme e farlo potendoci abbracciare, ridendo insieme, per ricordarci che nonostante tutto sappiamo sempre trovare la forza di credere nella bellezza e nell'arte, condividendole e costruendole insieme. Road Podcaster in Stress Test, ambiente parzialmente trattato, condiviso, ticchettio di tastiere e rumori accessori.